come una pozione magica, il maestro Piali usa il bianco e lo trasforma in luce, in incredibile trasparenza, frutto di sapienti velature. Il cielo qui è un elemento molto importante perché si rifletterà poi sul fiume. È dallo scorrere dell'acqua che nasce il racconto ispirato alle dinastie di Colonne e degli Orsini, unite e divise, come il cielo e il fiume nel loro incessante mutare, proprio come la vita e la storia. Un'atmosfera rarefatta che lo straordinario registro pittorico del maestro Piali rende quasi palpabile e sembrano percepibili l'eco di quel vissuto e il respiro delle genti trasportati dal fiume. Questa è un'opera difficile, rappresenta due gruppi di figure, farli convivere così in maniera anche surreale è molto complessa. Ora la difficoltà è anche quella di realizzare dei dettagli, dei particolari che possono essere reali e nello stesso tempo onirici. Fanno parte di un sogno, fanno parte di un discorso evocativo che ci ricorda delle cose e nello stesso tempo ci fa entrare nella dimensione del pensiero e del concetto dell'opera. Nel forte impatto scenico del paesaggio laziale, il fiume diventa l'imprevedibile esistere dell'uomo e del suo destino. Stiamo posizionando la settima opera in aula consiliare del maestro Stefano Piali, che in questo quadro è riuscito a trasmettere l'unione delle due famiglie, delle due dinastie, gli Orsini e Colonna, e in questa unione lui li ha immaginate sulle sponde di un fiume allo stesso livello, e quindi si vedono i loro vessilli che sventolano al vento e questa pace che verrà fatta, e sullo sfondo c'è appunto un fiume con un ponte proprio a simboleggiare l'unione delle due famiglie. Oggi ho il piacere di osservare questa ulteriore opera del nostro maestro Stefano Piali, nostro perché è nostro concittadino. L'attenzione va subito da un lato la famiglia Colonna, dall'altro lato la famiglia Orsini, che come si sa, almeno da quanto si legge nella storia, non è che andassero molto d'accordo, e invece in questo ulteriore bellissimo lavoro il nostro maestro li ha messi insieme. Il maestro Piali continua ad esplorare il mondo di Colonna e ci porta con lui in questo viaggio contemporaneo tra storia e mistero.